16-17, discussioni e tensioni tra professori e alunni della scuola, forti discussioni per gli alunni e i professori di Amici. La puntata in diretta del sabato pomeriggio ha visto come protagonisti diversi battibecchi. Ma non solo, le sfide tra le due squadre del Fuoco e del Ferro hanno riportato diverse tensioni in studio. Paola Turci non è stata presente in puntata e il suo posto è stato, momentaneamente, preso da Annalisa. Grande rivalità tra le due ballerine Claudia e Laurin. In particolare, la prima non apprezzerebbe il modo di danzare della rivale. Per le due c'è una prova comparata, che viene vinta da Laurin. Le discussioni continuano e questa volta tocca a Carmen e Nicole. Le cantanti hanno avuto un forte battibecco questa settimana, poiché Nicole crede che Carmen non sia ingenua, bensì falsa. Ovviamente la seconda non ha ben apprezzato le parole della collega. La prima sfida a squadre viene vinta dalla squadra del Fuoco e Orion viene scelto dai compagni dell'altra squadra. Il ballerino supera la proposta di eliminazione, ricevendo il consenso da parte di tutti i professori di danza. Amici, Luca affronta Rudy Zerbi, Valentina contro Alessandra Celentano. Maria De Filippi mostra un filmato riguardante Biondo, il quale si mostra particolarmente attratto da Annalisa. Il cantante, che si trova in sfida contro un altro rapper, riesce a restare nella scuola. Prima della seconda sfida a squadre, Luca richiede un confronto con Rudy Zerbi. Il cantante apre una forte polemica, poiché si sente demoralizzato dalle critiche ricevute dal professore. L'alunno lo accusa di aver sempre sbagliato sulle sue considerazioni sui concorrenti, citando anche Emma Marrone. I battibecchi continuano e questa volta ad aprirlo ci pensano Alessandra Celentano e Valentina. La ballerina non è d'accordo con il giudizio della professoressa e lo dice con un tono acceso. La Celentano la trova troppo spocchiosa e chiede a tutti il rispetto delle posizioni, professori e alunni. Amici 17, vince il Fuoco, Emanuele in sfida, e in ar primo in classifica anche la seconda sfida a squadre viene vinta dal Fuoco, con il 59% dei voti. I compagni scelgono di mandare in proposta di eliminazione Emanuele. Il cantante deve anche affrontare una sfida. Nella classifica di gradimento si posiziona anche Inar, seguito da Carmen e da Biondo. Ultimi in classifica sono Claudia, Nicolas e Luca.